Secondo punto, la relazione del bilancio del 2010, che è nato nel 2012 e nel 2013. Questo è un atto che praticamente viene richiesto, secondo il testo degli enti locali, come variazione di bilancio in ordine a eventuali e non previsti, entrate e uscite che possono essere praticamente connesse a fatti non determinati in sede di bilancio privato. In questa sede la documentazione è stata anche vista da tutti i consiglieri ed è risultata dagli allegati tutte le variazioni di bilancio che sono state praticamente annotate. In particolare c'è una recuperazione della giunta comunale di approvazione della convenzione con l'ente parco della gestione temporanea del territorio del demanio comunale con un introito di 34.700 euro che è aumentato rispetto a quello precedente, quindi c'è un maggiore introito di circa 7.000 euro. Sì, sono 7.000 euro circa. Che vanno posti al titolo secondo per le opere di carattere patrimoniale. In particolare poi saranno dalla giunta comunale utilizzati questi maggiori introiti, in particolare per l'acquisto di tutte le case della Topolmastra, di cui vi faremo tempo poi di intervenire. Poi c'è una nota del Progesa, il Consorzio Intercomunale della Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali, con la quale hanno comunicato un importo dell'anno 2010 con un contributo pari a 107.000 euro, con una variazione di circa 67.000 euro in esubero. Quindi anche questo sarà utilizzato per questioni attinenti a tutta la problematica che riguarda l'assetto ambientale. Poi c'è un maggiore introito che è stato comunicato al Ministero come trasferimenti statali per un importo circa 50.000 euro. Tutte queste risorse in più devono in parte essere anche compensative di spese in più che sono state non preventivate, non prevedibili, che sono venute a seguito di sentenze, a seguito di pareri della giustizia per contenziosi pregressi. Tutto questo è praticamente riportato in una tabella, in tabulato, essenzialmente in entrata e in uscita per verificare che le condizioni di bilancio siano comunque assestate e siano conformi alla normativa, non ci siano nessuno di distanza. Se ci sono osservazioni al riguardo. Se ci sono osservazioni, io volevo far notare a tutti i presenti che ancora una volta purtroppo non è stato possibile da parte nostra poter prendere una chiara visione di tutti quanti gli atti richiamati nelle varie deliberazioni. Nel caso specifico mi pare veramente una cosa quasi inverosimile che nell'ultima settimana di settembre, quando bisogna per legge fare il riconoscimento delle legittimità di tipo di bilancio che deve essere approvato nel 30 settembre, fare la verifica da parte del tipo di bilancio che deve essere fatto nel 30 settembre, che questa settimana ci manca il responsabile dell'ufficio finanziario, che è il colui, colei nel caso specifico, che è l'organo tecnico che deve dare spiegazioni a questi nuovi rivisti della minoranza e penso anche ai nuovi rivisti della maggioranza. Perché che cosa succede? Lei adesso, Presidente, ha fatto un'elencazione delle cose che noi dobbiamo portare con attenzione. Però vede, sulla base di un semplice schema dove c'è scritto che è stato aumentato una posta da 0 a x o da 0 a y per coprire un'uscita che è quella sicuramente reale, noi come facciamo a sapere se non chiediamo a chi di competenza le citazioni? Allora, torno al discorso di prima, e questo un appunto che è nuovo. Come si fa a dare ferie? La settimana di settembre, l'ultima settimana di settembre, le ferie sono un diritto
quanti siamo dipendenti statali, cioè io sono dipendente statale, sono imprenditori, ma è come che il muratore si prende le ferie agosto oppure il macellaio che si prende le ferie la settimana di Pasqua, cioè ci sta pure un buon senso, no? Comunque questa settimana siamo stati qui da martedì, e lei lo sa il segretario, io ho chiesto atti specifici, addirittura ho chiesto il bilancio previsionale 2010, non ce l'abbiamo, non abbiamo nulla, quindi io devo fare una pianificazione con coscienza sulla base di nulla, semplicemente perché mi viene detto che c'è stato un'approvazione, una convenzione con l'ente parco che mi dà 34.700 euro. Lo devo prendere per buono. La partecipazione IPES, quella 2.315, sicuramente è stato allegato un prospettino, però chi mi dice che invece non stava in un'altra voce, nel titolo secondo, per esempio, delle entrate? Così, ma le carte sono carte formali e sono carte che fanno. Ma non sono sufficienti. Non sono sufficienti. Se sono sufficienti, metta la carta. Io non posso dire che sono sufficienti. Poi per quanto riguarda la carta, le dico subito che posso. Che la riunione del Consiglio era prevista per il giorno 27. Per il giorno 27. E lei il 27 sarebbe stata così. Però per motivi contingenti che non dipendono dalla volontà di nessuno, ma per problemi di carattere organizzativo che sono stati impediti dal segretario, la seduta è stata spostata. Anche in quel caso la signora Fiorella Ionata aveva un io non vengo nelle questioni personali, però nel centro una ferie fuori d'Italia con una prenotazione attraverso un'agenzia eccetera eccetera, non ha potuto rinviare. Se lei ha bisogno di richiesti, sì, ci sono tempi e modi per richiedere. No, per il termine modi adesso ho chiesto tantissimo, molto poco, per cui sui termini modi infatti si sono detto non farò mettere, farai la lista, ma non mettere in proiezione quello che è stato il pregresso. Io mi fermo un fatto, ma non è un'osservazione di tipo poi presenta e fa quello che vuole, ma senza fare discussione polemica, perché non ho tempo per fare polemica. L'osservazione soltanto che è interno. Perché non è possibile, perché tra l'altro il Consiglio l'ha previsto per lunedì, la modifica c'è arrivata giovedì, il regolamento del Comune dice che ci vogliono 4 giorni liberi per fare il Consiglio, quindi non sarebbe stata nemmeno valida. C'è il segretario che prenderà nulla, probabilmente mi dovrò sbagliare, però quello che rimane, come fatto imputabile, è che martedì, mercoledì, giovedì, io qui, perché poi non è detto che debba essere per forza responsabile del servizio finanziario, ma non è possibile che un ente come questo, se manca una persona, si blocca, cioè questa indispensabilità della persona in una organizzazione, secondo che organizzativamente non può esistere, perché io non posso vedere una carta, perché ma diciamo il Consiglio si è fatto regolarmente senza la persona. Adesso se lei ha bisogno di chiarimenti li chiederà regolarmente. Ma io certamente li chiederò, non mi esimo da non chiedere, cioè li chiederò se ho bisogno di chiarimenti, che poi faccio notare anche ai cittadini di Pacento che stanno qui, che per giorni a Pacento non ho potuto richiedere una carta. Ma andando avanti, non ha ingerenze. Entrando nel mezzo, il pubblico chi va votato? Certo. Secondo me c'è una volta. Entrando nel merito delle variazioni, io voglio far notare soprattutto a coloro che hanno fatto in maniera favorevole, voglio far notare che c'è stato il contributo Poggesa che è stato messo nel titolo secondo delle uscite. Allora, dobbiamo dire, il contributo Poggesa, anche qui non ci abbiamo la carta, perché la carta giustamente non ce l'abbiamo, però il contributo Poggesa è quello che ci è dato sapere, perché noi ci siamo confrontiti da altre parti, è un contributo che è un contributo che deve andare a coprire il titolo secondo della spesa, come giustamente è stato fatto in questo caso. Tuttavia, a fronte di 67.000 euro che sono un plus da quello che sembra, no? Per quanto si sapeva pure prima, quindi non credo che sia insomma, è un plus. Gli altri 30.000 dove stanno in bilancio di previsione? Stanno nel titolo primo, stanno nel titolo terzo delle entrate, stanno nel titolo terzo delle entrate, 40.000 euro previsto nel bilancio e lei non è corretto, perché così mi si squilibra il bilancio, perché il titolo primo, secondo e terzo mi devono finanziare per l'equilibrio del bilancio il titolo quarto e quinto, quindi noi oggi approviamo anche l'equilibrio del bilancio. Allora, questa cosa, tra l'altro, se non prendiamo a scrivere più lentamente, segretario,
quello dice. Questa cosa, tra l'altro, è molto rilevante perché l'anno scorso, per la prima volta, il contributo concesa di 30.000 euro, prenda nota, perché qua non si registra, non c'è niente, quindi se non prende nota, perché il contributo conciso di 30.000 euro è stato messo, anziché nel titolo quarto, il titolo secondo come doveva essere messo, è stato messo nel titolo terzo, per cui è stato consumato come una spesa in... Il problema è che se mi... Il problema è che non conosci di che cosa stai parlando. Lo sto, perché se non c'è la testa. Lo sto, perché non è il mio professore.